Da dov'è che veniva? Secondo la tradizione, San Rocco lasciò la natia Montpellier per recarsi pellegrino a Roma. Chissà cosa credeva di trovare. Gli erano appena morti i genitori. Era ricco d'un ingente sostanza, ma mandò all'aria la sua vita, si liberò del suo denaro. Hai detto liberò? Si vede che per lui era così. Diede tutti i suoi beni ai poveri. Se ne andò solo, a piedi, vestito in modo rozzo, dormiva dove poteva, non sappiamo con chi parlasse né che cosa dicesse. Ah, sì, io lo immagino. S'il vous plaît, pour Rome. Beh, ma dov'è che avete il cavallo? Oh, no, cheval. Con che cosa andate? Pied. Tiens, un luc. Roma in là, eh? Quanto? Un petit men dell'America. Finito? Bestia. L'America non c'era ancora. O meglio, non lo si sapeva. Andava solo. Seguiva le sue idee. Indipendente. Era un uomo moderno, era uno come noi. No, questa poi. Beh, molti di noi si riconoscerebbero in lui. Pensa un po', l'ideale della povertà contro le diseguaglianze sociali. L'energia della sfida con il corpo e con la mente. La capacità di essere padrone del suo destino. Sì, ma noi cosa facciamo? Noi siamo sicuri di avere diritto al nostro destino. E lui se lo prendeva. Studiamo modi di dare soldi ai poveri. Lui li dava. E avremmo sempre voglia d'andar via. Lui ci è andato. Non mi capacito, mi interrogo, ma è vero che son solo. Non so nemmeno dire cosa provo. Metà della mia vita è cancellata e non era neppure cominciata. Devo comprendere, fatemi capire questa terribile contraddittoria. Cuore sa del vivere, cuore sa del morire. Non voglio stare fermo mentre va la storia. Andare via lungo il sentiero, seguire le nuvole, seguire il cielo. Andare via senza più misura, senza la minima paura. Due sandali, un bastone, che fossi io a inventarmela la vita, ma capisco che con tutti i miei soldi non ci riesco. Metà della mia storia è già invischiata, come fosse già stata destinata. E non guardatemi con la faccia seria, non l'ho voluto io il mio denaro, non c'entro io con la vostra miseria. Tenetevelo tutto voi che io me ne vado. Andare via lungo il sentiero, seguire le nuvole, seguire il cielo. Andare via
sandali, un bastone, una bisaccia, sentirei il sole, il vento sulla faccia, più in fondo, fino al cuore del fiducioso di luogo in luogo come fosse senza meta e guariva gli ammalati. Tu che sai di religione, com'è che uno si mette a guarire gli ammalati? Deve essere una cosa che va da sé. Ecco, magari se uno è proprio santo, santo da calendario, magari gli viene l'istinto. Va verso gli ammalati, pone le mani su di loro e... Ma sì, certo. Io sono lì, malata, arriva un ragazzone, mi mette le mani addosso e io sto lì a farmi miracolare. Magari lui era così sicuro che prima avvertiva. Venite, venite pure, senza paura, vi guarisco. Magari chi lo sa, la prima volta è successo per caso. Accarezzava la testa di un bambino, come si usa, e il bambino è guarito. Poi da lì si è sparsa la voce. È arrivato un guaritore, andiamo dal guaritore. Questa mi piace molto di più. Pensa... Mettere le mani sulla testa di un bambino e sentire all'improvviso una potenza inaspettata, una potenza che esce da dentro, che investe le mani, le percorre. E il bambino mettersi a correre libero. Ma come gli sarà venuto in mente di prendere la testa del bambino fra le mani? Che domanda. Scusa, tua madre non ti ha mai messo le mani sulla testa o... sul pancino, e tu ti sei sentita subito meglio? Ecco, le mani possono avere questa forza. Ah, ma allora per guarire con le mani non c'è bisogno di santi. Sono gesti umani. O magari i miracoli sono la consacrazione di gesti umani d'amore. Ma scusa, ma metti una mamma particolarmente dotata d'energie. Sdraiati. No. Dai. Una mano sulla testa come una benda fresca e il male va via. Una mano sul pancino e il male va via. Sì, poi va da un'altra, le mette le mani sui buboni e i buboni vanno via. I buboni? I buboni. La peste. La peste. La peste non è un affresco, una stampa d'epoca con il corteo delle figure simboliche che scende e danze con la morte e teschi a terra e topi che li rodono e una donna con la falce. La peste non è un capitolo d'un romanzo storico di barbari e lanzichenecchi avidi. La peste non è una vecchia pagina d'un trattato di medicina. Non è un mito delle sventure umane. Non è il segno di un'epoca corrotta. Non è neanche la punizione del cielo. Non la sporcizia di una gente devastata da eserciti che passano e abbandonano e disprezzano e disperano. O forse è anche questo. A pensarci prima, eh sì, a pensarci dopo, è anche tutto questo. Tutto questo, ma... Deve dormire, paura di farlo. Se questa notte venisse davvero, non fai in tempo nemmeno a saperlo. Se questa notte venisse davvero, non fai in tempo nemmeno a saperlo. Testa
dormire paura di farlo. E se sono gli occhi che non osi aprire, per non svegliarti, guardarti addosso, c'era un prurito, doveva sparire, ora un bubone sempre più grosso, c'era un prurito, doveva sparire, ora un bubone sempre più grosso, queste sono gli occhi che non osi aprire, per non svegliarti, guardarti addosso. Sapere chi eri non conta niente, sapere chi eri, peste la fronte, peste i pensieri, peste il tuo corpo dentro al lenzuolo, sei solo. Non sono tanto sicuro che la peste non sia un castigo di Dio. Pensa che cos'è sempre stata l'umanità, pensa che cos'è adesso. Donne stuprate nelle periferie, bambini sciolti nell'acido, bombe, razzi per distruggere popoli. A volte penso che una buona peste ci vuole. Ma guarda che arrivando qui abbiamo visto la grotta dove stava Rocco. Guarda, Rocco, mentre guariva gli appestati, contrasse lo stesso male. Dovette rifugiarsi in una grotta di cui resta ancora l'ingresso e vi rimase infermo chi dice 7 mesi e chi 7 anni. Esagerati. Ma scusa, rispondimi, Andrea. Se fosse stata un castigo divino, perché mai l'avrebbe fatta prendere anche Rocco? Forse per metterlo alla prova. Magari è venuto il diavolo a tentarlo. Hai presente come nei racconti popolari? Vuoi guarire in fretta? Alleati con me. Io tirerò indietro il tempo e ti farò tornare a essere sano e ricco e caro alle amichette. La solita tentazione di negare le sue scelte. Ma Rocco, vai via. Poi, la tentazione della carne. Coraggio. Guarisciti, io ti aiuterò, ti farò diventare affascinante, bello. Le donne ti si spoglieranno accanto, Marocco. Ma va, allora ti farò diventare quello che hai scelto di essere. Un potente guaritore di malati che adesso ti aspettano invano. Santo, indispensabile. Marocco? No. Voi cattolici siete fissati con i precedenti storici. Ecco. Uno fa un erroraccio, pare che tutta la colpa sia da Adamo ed Eva, con la loro ridicola mela. Uno fa cose terribili, chi l'ha spinto? Il diavolo. Se uno commette un peccato... Sì, per voi tante cose sono peccato. E il guaio è che per voi il peccato è tutto cattivo, cioè è il male. Diavolo batte Dio. 2-0, palla al centro. Sì, bella idea che avete. Io sono sicura che in tutte quelle cose, in quei peccati, ci sia sempre qualche parte di buono. In tutto quello che ho fatto, tutto, ho sempre avuto qualche cosa di cui potrei essere riconoscente a Dio, se ci credessi. E sarà quello che resterà. Che resterà. In eterno. Stavi per dire in eterno. Nel tempo, volevo dire. E poi se fosse fuori del tempo, meglio. Metti ad esempio il sesso. C'è la bellezza della natura. Il desiderio di unirsi. Un poco o tanto d'amore, no? Guarda che fra di noi, quella che è sempre stata per il no, sei tu. Ma perché per me deve essere una cosa grande? Per te tutto liscio, una debolezza. Vai dal prete, lui ti chiede quante volte tu, 2 o 5 o 3 o... Stavolta niente! Ma, non è, ma chi ti ha detto queste cose? Allora è vero! Ma non è vero niente! Queste sono supposizioni femminili. Sì. Paola,
Io non metterei sul ridere la colpa e il rimorso. E poi stai sviando il nostro discorso. Parlavamo del diavolo? Ah, sì, ecco, il diavolo. Non può essere il male assoluto, altrimenti sarebbe un altro dio. E se, come è scritto nella Bibbia, in qualche altro posto era un angelo, deve proprio passare tutto il suo tempo a far dispetti? Magari fa anche altro, cose belle. Magari anche lui ha del buono. Ma scusa, ma nel cercare la ribellione di tutti contro la legge, non può esserci uno slancio, magari eccessivo, ma una passione sfrenata per la sacra libertà? Sei satanista o buonista? Cioè, stai dalla sua parte o cerchi di salvarlo? Io provo a pormi delle domande. Paola, diavolo o no, il male c'è. Ed è un mistero più grande di noi, anzi, forse è il più grande. No. Il più grande è perché Dio, se c'è, non si faccia mai sentire. Sono sicura che anche Rocco, che pure era uno dei suoi, quando era in mezzo a incubi e tentazioni nella grotta, l'ha lasciato solo. Una corrotta per casa, non riesci più a tornare alla fontana. Rocco sei tu che l'hai invasa, e la grotta è diventata una tana. Rocco, le mani che guarivano, le tue mani devastate dal lungo male, le tue gambe che tanto camminavano stanno piagate nel covo fatale. Come in un'orrida danza cresce la malattia, Signore, fa che viva di speranza. Come se fosse un'allegria. È difficile avere pazienza se non hai scelto tu d'essere paziente, ma questa non è neanche una sopravvivenza, esser niente da aspettare niente. Non so nemmeno chi sia vivo e chi no degli ammalati lontani, che mi chiedevano se me la sentivo di posare su loro le mie mani. Come in un'orrida danza cresce la malattia, Signore, fa che viva di speranza. Come se fosse un'allegria. A quest'ora del bosco qui fuori, ogni sera mi arrivano parole, cauti racconti e mormori d'amore, taciti passi di persone sole. Quando avevo anch'io un domani e non sapevo ancora se stare o andare, la guardavo le mani nelle mani e provavamo a credere, a sognare. Come in un'orrida danza cresce la malattia, Signore, fa che voglia di speranza e non di nostalgia.
sia. Chissà come deve essersi sentito chiuso là dentro. Uno come lui, abituato ad attraversare prati, boschi, a respirare aria, spazi, a non avere alcun contatto con la natura. Non credere, sai. Avevo un nonno una volta. Lavorava in campagna come agricoltore. Per tutta la vita non ci ha mai raccontato nulla delle cose che vedeva tutti i giorni. Un giorno si è ammalato, ha dovuto passare in ospedale quasi tutta la primavera. Dalla sua stanza riusciva a vedere un piccolo prato. Appena tornato ci ha raccontato che aspettava di veder spuntare una primula o una viola. E qualche volta, diceva lui, era riuscito addirittura a vedere sbocciare una rosa. Ecco, la natura era diventata una specie d'amica. Sì, ma magari lui avrà avuto qualcuno con cui condividere queste piccole gioie. Rocco invece era solo come un cane. Vorrei dire con un cane. Quello della pagnotta. Esatto. È tradizione confermata da tutte le fonti che un cane lo raggiunse ogni mattina portandogli in bocca un pane tondo che gli permise di sostenersi. Pare che il cane appartenesse al proprietario del castello di Sarmato, della famiglia dei Conti Pallastrelli, che una volta si dice averlo seguito fino alla grotta dello sconosciuto giovane appestato. Sì, consolati, questa è una di quelle cose a cui puoi non credere. No, perché? A me sembra naturale. Tu dubiti di Dio e credi nel cane di San Rocco. I cani, quando capiscono che una cosa è giusta, la rifanno. Anch'io la penso così. Anzi, è una delle poche regole certe della mia vita. E allora si vede che anche tu sei un po' bestia. Uscivo la mattina e sulla strada incontravo il mio cane che tornava. Mi muoveva la coda e m'accorgevo che nascondeva qualche suo segreto. Questa è la storia d'un semplice cane che aveva in bocca un pezzo di pane. Qualcuno lo vedeva e lo chiamava, nessuno si chiedeva dove andava. Uscivo la mattina e in ogni via c'era di segni della malattia. Non si trovava neanche il pane e il vino, nessuno ti veniva più vicino. Questa è la storia d'un tale in una grotta, gli arriva un cane con una pagnotta. E non c'era ragione e lo sapeva, ma ogni mattina presto l'attendeva. E una mattina di mezzo febbraio scoprì che il cane rubava al mio fornaio e l'accoglieva un giovane ridente che oltre alla peste non aveva niente. Chi sei? Perdonami se non ti tocco. Un pellegrino chiamato Rocco. Non hai paura di perdere la vita? Da tanto tempo l'ho regalata. Non so bene cosa sia successo, ma da quel giorno non son più lo stesso. E intanto Rocco se n'è andato via e hanno creduto che fosse una spia. Questa è la storia, l'han preso a Voghera e l'hanno fatto morire in galera. Povero zitto, com'era vissuto, neanche un
parente l'ha riconosciuto. Cari teologi, spianate il viso, so che il mio cane sta in paradiso. E noi chiediamoci qui, con modestia, ma qual è l'uomo e quale la bestia? Abbiamo la libertà, non la misura. E allora io me la cerco e una misura l'ho trovata così. Quello che sento dentro di me d'aver fatto... Ma mi ascolti? Sai che una volta guarito si era rimesso in viaggio per la Francia, ma venne scambiato per una spia, capirai, senza documenti, mal vestito, per le autorità era uno giusto da mettere dentro. Vecchia storia, che continua anche adesso. Almeno fosse stato vestito bene. E l'hanno proprio messo in prigione, a Voghera. Pensa, lì c'era un suo parente, dirigente di polizia. Non l'ha riconosciuto neanche lui. Neanche lui? Ma sarà per questo che i pittori si sono fissati nel farcelo riconoscere. E gli mettono sempre in mano un bastone, gli fanno alzare un po' la veste mostrando la gambetta con la piaga non rimarginata. Ma che stupidaggine, così diventa subito finto. Una volta mi hanno spiegato che la loro idea è che ognuno in paradiso si porterà i propri trofei, come segno d'identità. E tu cosa ci porti? Se ci arrivi, come ti riconoscerò? Ammesso che ci arrivi anche tu. Ma niente mi porto. Anzi, spero di portare il mio corpo com'era nel suo momento migliore. Ah, questo è un problema, eh. Io e te ci riconosceremo? Non saremo tutti luminosi e ammucchiati in una sorta di insopportabile palla felice? Ma no. Ecco, vedi, più c'è Dio, più noi siamo noi. E ti confesso, anche se tu sei un po'... Un po'? Ecco. Cosa? Un po'. Che io, senza di te, non sono molto io. Senza la tua faccia... Senza la tua voce, la tua bocca, uniche. Non han riconosciuto la mia faccia, come se il tempo se la fosse portata via. Hanno visto un bastone, una bisaccia. Vieni da fuori, hanno detto, è una spia. Com'è buffo questo cielo che si sveglia a lume fioco. Qui vicino un prigioniero dorme ancora e russa un poco. Fra mezz'ora un carceriere porta l'acqua e porta il pane. Non glielo fa, ma io preferivo il cane. Non han riconosciuto la mia bocca, la mia voce, qualche cosa di mio. Ma è stata una sentenza troppo sciocca. Beh, l'hai voluta tu, l'ammetti Dio. Com-
come buffa la mia vita, chiedi pane a poco, non so come l'hai pensata, ma è penosa e sembra un gioco. C'è una brezza come un fiato, c'è un barbaglio di chiarore. Caro Dio, mai provocato, ma io sto di buon umore. Quando l'hanno riconosciuto? Appena morto. Appena morto? Sì, quando hanno smesso di sospettare. Si saranno impietositi, avranno controllato meglio. Forse è proprio vero quell'antico detto che dice che per conoscere bisogna amare. Non ci crederai, ma per una volta mi pare che tu abbia detto una cosa giusta. Perché l'amore è la verità di Dio, è quello che dà senso alla vita. Vieni, ti insegno una cosa. Allora, tu saprai ballare, naturalmente, ma sai ballare il valzer? È roba da te, ma ci posso provare. Ecco, vedi, ballare con la musica non saprei spiegare che senso abbia, ma ballare senza non ne ha nessuno. Ecco, Dio è come la musica. Questa te l'hanno insegnata all'oratorio? Bella, eh? Ma non risolve. Perché le tentazioni, eh? Perché Rocco in galera? Perché Rocco contento? Senti, non è che devi risolvere tutto adesso. Lo chiedi poi a Dio. Andiamo? E Dio, lo riconosceremo? Oh, ma certo. Sarà lui a riconoscere te. Con tutto quello che hai combinato, quando arriverai lassù ti farà un... Quando arriverai tu, non se ne accorgerà nemmeno. Beh, io credo in lui. Lui mi ascolta e poi me lo tengo buono. E bisogna pur fidarsi di qualcuno, no? No, a me non basterebbe mai. Con quella fede lì non si va a piedi a Roma. E ci andresti tu, Paola? Probabilmente no, però qualche cosa farei. Vedremo come andrà a finire quando sarai lì. E ti dovrai giustificare di tutte le tue stramberie. Perché dovrei giustificare? E tutti lo faremo. Ma scusami un attimo, tu non hai mai avuto qualche volta l'esigenza di chiedere perdono a qualcuno? Sì. Oh. Però lui ne ha fatte di molto più grosse. Lui dovrà giustificarsi,
Dovrà spiegare a Rocco perché l'ha trattato così. E poi dovrà spiegarci... Tutto il dolore che soffriamo. Il dolore. C'è di peggio. Tutto il male che ha lasciato nascere in giro, lo sai. Gli stupri delle donne nelle periferie, i bambini sciolti nell'acido, le bombe e anche tutto il povero male che ci facciamo noi. Se lo dovrà fare, lo farà. Sì, ma se vuole che crediamo adesso, deve farci intuire qualche cosa presto. Non dirmi che aspetti un segno. Un segno da lui.